Amici, voglio dirvi una cosa. Il personaggio di Topolino, lo amate o lo odiate? A me non mi piace. Certo, quando ero più piccolo lo ammiravo, ma adesso mi rendo conto di una cosa. Mi sta di un'antipatia, però sinceramente io ammiro molto i suoi videogiochi. Sapete qual è un videogame che ho visto tante volte, provato tante volte, ma non ne ho ancora parlato? Il primo capitolo per la Nintendo Wii, quale sarebbe? E vi dico una cosa, se pensate fa schifo qua, fa schifo là, vi taglio la testa, perché non è vero. Cosa vuoi vedere Topolino? Come sarebbe Topolino? Lui non vale molto rispetto a noi. Altro che, lui sai che è più famoso di te, eh? Vabbè, vieni a vedere, vedrai che capirai cosa vuol dire questo. E va bene, io vengo a vedere, soltanto perché sono curioso, ecco. Forse vengo anch'io. Da dentro, non male non mi fa. Vi ricordate Warren Spector, che lavorò per la Ion Storm che fece il capitolo 3 di Thief? Ok, dopo aver lasciato quella casa e fece con la Junction Point Studios, che purtroppo non esiste più, un videogame che passò alla storia per essere forse uno dei suoi migliori capolavori, ma purtroppo non ebbe successo. Disney Epic Mickey, la leggendaria sfida di Topolino, conosciuto solo come Epic Mickey. La storia di questo gioco è un po' lunga, ma ve la dico in breve. Topolino, dopo aver letto il romanzo Attraverso lo specchio, che in pratica parla di Alice, ovviamente lui se sta semplicemente dormendo, ma dall'altra parte dello specchio c'è un mago chiamato Yen Sid, che era il suo maestro in fantasia, ovviamente sta costruendo un plastico dove ci sono in pratica tutti i personaggi dei cartoni dimenticati. Purtroppo quando Topolino, per curiosità, entrerà dentro, prende il pennello tinto di vernice e fa una stupida bravata che gli costerà caro. Insomma, una storia simpatica che non è mancante di colpi di scena, ce n'ha quanti ne volete. Sul lato visivo che vi devo dire che graficamente qua siamo su livelli molto alti. Usano il motore grafico chiamato Gamebryo, creato appositamente per il gioco. Personaggi tutti fatti in un ottimo 3D e non stonano per niente, anzi, sono ben ispirati. Non rimpiangiamo i disegni in 2D. Poi le ambientazioni tutte fuori di testa realizzate in 3D con qualche elemento in 2D che tra l'altro sono perfette, sono molto scure, molto tetre, altro che ambientazioni colorate mitiche. Per l'audio possiamo dire che effetti sonori non mancano, ce n'è quanti ne volete. E poi le musiche di sottofondo ho notato che sono un misto tra l'allegro e il tetro. E posso dire che sono forse tra le più azzeccate che abbia mai visto in un videogame del genere. Poi è presente anche un doppiaggio in lingua italiana che però riguarda soprattutto il narratore. E si può dire che è fatto veramente bene, perché abbiamo un doppiaggio veramente ben studiato, ben congegnato, che non fa rimpiangere la versione inglese. Certo, forse mi sarei aspettato magari che anche i protagonisti avessero una propria voce, ma fanno soprattutto versi. Amen. Per quanto riguarda la giocabilità, Epic Mickey cos'è? Un platform d'avventura. Il vostro scopo è quello di girare con il fantastico pennello magico che Topolino ovviamente ha ciulato al mago Yen Sid e niente, cercare di sconfiggere gli avversari utilizzando questo pennello magico e anche utilizzando dei colori speciali.
ma come potete notare, Rifiutolandia ricorda tantissimo una di quei posti magici che provengono dalle sinfonie allegre fatte dalla Disney fino agli anni 30. E infatti dentro ci sono tutti i personaggi delle sinfonie allegre, le Silly Symphonies, se non sapete la versione inglese. E tenete presente che non è facile cercare di vincere il gioco, perché moltissimi dei boss che vi capiteranno davanti sono molto difficili da uccidere. E tra l'altro sono certamente, da quel che ho notato, molto simile ad alcuni cattivi che provengono da altri videogame, come ad esempio dal gioco di Shadow the Hedgehog, oppure ad esempio da Infamous o da Spider-Man in Regno delle Ombre, per farvi un esempio. Una cosa che sicuramente vorrete capire è che a volte dovete ridisegnare anche col pennello magico i cartoni sciolti e rendere addirittura amichevoli i nemici con del solvente, per fare un esempio. Poi invece col colore blu potete fare questa magia, col colore verde invece dovete cancellare invece ostacoli e nemici. Potete usare anche addirittura dei bozzetti fatati che vi serviranno per far lievitare oggetti, distruggere avversari, rallentare il tempo o anche distrarre i nemici. E sapete che questo tipo di gameplay ha preso molta ispirazione dal gioco Okami per la Wii e per PlayStation 2, e infatti deve molto a quel classico della Capcom che nessuno se l'è filato. Quindi vi dico soltanto che ogni volta che giocherete, e seconda di come completerete le missioni, avete tre tipi di finali. Dipende soprattutto da come vi siete comportati, cioè quello desertificatore, eroe o demolitore. Dipende soprattutto da come vi siete comportati, come vi ho detto. Questo gioco ebbe all'epoca un punteggio molto alto. In pratica il punteggio era 8. Ma non vendete abbastanza per far risollevare le vendite. Grosso sbaglio, perché un gioco come questo per la Wii, fatto dal grande Warren Spector, che non era un programmatore da due soldi, e dalla Disney Animation Studio, e anche addirittura dalla Pixar, che ha collaborato anche a questo progetto, sono stati degli stupidi a evitarlo, questo gioco, soprattutto il pubblico. Quindi ve lo consiglio. Ha dato anche vita a un seguito che fu ancora più snobbato. Vi aspetto domani, ciao! Ciao! Oh. 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 Hmm.